C'era una volta un re, direte voi. No, sbagliato. C'era una volta un pezzo di legno, un semplice pezzo di legno. Duellante, schioppettante, danzante. Stamani mi è piovuta nel cervello un'idea. Sentiamola. Fabbricarmi da me di legno un burattino meraviglioso che sappia ballare, tirare di scherma e i salti mortali. Voglio girare il mondo, buscarmi tozzi di pane e bicchieri di vino. Che ve ne pare? Il tuo babbo e la tua mamma sono vivi? Il babbo sì, la mamma non l'ho mai conosciuta. No, non mi tentare, ho promesso alla mia fata di diventare di giudizio e non voglio mancare. Dunque, addio, addio, salutami tanto le scuole ginnasiali, anche quelle liceali, se le incontri. Addio, addio Lucignolo. Fai buon viaggio, divertiti e qualche volta rammentati gli amici. Intanto era già notte fatta e buia quando in lontananza vide un lumicino e si sentirono suoni di bubboli e squilli di trombetta piccolini, soffocati come sibilo di zanzara. Il carro che viene a prendere. Dunque, vuoi venire? Sì o no? Improvvisi, maestro. Che ti salvi, disgraziato. Che parla così? Io, un povero tonno inghiottito come te. E tu, che pesce sei? Io non ho a che vedere nulla coi pesci, io sono un burattino. Se non sei un pesce, perché ti sei fatto inghiottire? Non sono io che mi sono fatto inghiottire, lì è lui che mi ha inghiottito. Ed ora che cosa dobbiamo fare qui al buio? Come potete figurarvelo, si dette a pianti e grida inutili che lì all'intorno non passava anima viva. Un po' perché gli segava gli stinchi la tagliola e un po' per la paura il burattino principiava a svenirsi quando ad un tratto la vide una lucciola passargli lì sul capo. Lucciolina, fammi la carità di liberarmi dal supplizio! Povero figliolo, com'è che sei rimasto con le gambe attanagliate? Sono entrato nel campo per cogliere dell'uva moscadella, ma l'uva era tua. No! E allora chi ti ha insegnato a portar via la roba dell'altri? Avevo fame! Non è una buona ragione la fame per appropriarsi di ciò che non è nostro. È vero, è vero, è vero, è vero! Un'altra volta non lo farò più! Intanto veniva il contadino e tirata fuori una lanterna si accorse di ciò che invece di faina era Il vecchio Pinocchio di legno, dove si sarà nascosto? Geppetto, accennò ad un grosso burattino appoggiato ad una seggiola, col capo su per una parte, le braccia ciondoloni, le gambe incrocicchiate e ripiegate, da parere miracolo se stava dritto. Com'ero buffo quando ero burattino. Ora sono contento di essere ragazzino. È per bene.